E direi di partire. Attenzione, attenzione. Perché è tutto un po' strano qui. Sì, il mondo l'ho appena creato. Sono spawnato tipo qui, ho fatto due passi. Mi sa che c'è l'autojump. No, non c'è l'autojump perché siamo in versione vecchia. E non ho fatto un cavolo di niente. Attenzione, jumpscare, cose varie potrebbero esserci. L'obiettivo è scoprire effettivamente cosa c'è di oscuro e se c'è qualcosa di oscuro in questo mondo. Sì, se vedete che sfarfalla tutto, è così. Non possiamo farci niente. Iniziamo perché comunque qua di notte temo che potrebbero spawnare anche più mostri del normale, cose strane. E di conseguenza è meglio se ci diamo una mossa. In chat ditemi se sono state cose strane perché l'obiettivo è appunto scoprire di più, scoprire cosa c'è di oscuro qui, oltre a quello che già vediamo che non è molto normale, ecco. Quindi massima attenzione, datemi consigli, tutto quanto. Vabbè dai, facciamoci un po' di cose di base. Sì, siamo senza testa. Perché... Ok. Siamo senza testa comunque, questo l'avevo già notato, ma pazienza. Comunque se più si va avanti, più dovrebbe corrompersi il mondo. Ecco, un altro dettaglio molto importante. Poi non so se si possa impostare che si può... Cioè, correre con la W. Che c***o? Sbaglio? Ho sentito un rumore un pochino strano. Mi sa che ci conviene fare un buco per il momento. Giusto per riposare successivamente durante la notte, eh? Penso che sia la cosa più saggia in realtà. Esperienza da non so dove l'ho raccolta. Sì, facciamoci una caverna qua. Come degli animaletti, però direi che ci sta, eh. Primissima notte in questo mondo. Come andrà? Secondo me, non troppo bene. Però voglio dire, magari in realtà ci sbagliamo e andrà tutto alla grande, eh? E proviamo anche a rigenerare effettivamente. Ok. Un altro addirittura. Ok, basta. Ok. Luna è strana in cielo? Non credo. No, infatti. I mostri dovrebbero spawnare più forti da quello che mi sembra di aver capito, eh. Però non vorrei che spawna... Oh mio Dio, mi stavo spaventando col mio stesso letto. E lagga. Se lagga è una cosa brutta, eh. Ok, là ho visto un creeper che è despawnato. Ok, vedo uno scheletro là che sta andando avanti. Non ho la Optifine, eh. Allora, in teoria, logica, da quello che ho capito, i primi giorni non dovrebbero accadere chissà cosa. Ma sono i giorni successivi quelli più brutti, eh? Dormiamo. Siamo vivi? Sì. Siamo vivi. E in teoria abbiamo anche il punto di spawn ora. Sì. Sì, ok, dai. Ok. Bene. Prima notte passata, eh. Prima notte passata. E abbiamo in teoria ora il luogo di spawn. Ma a queste cose siamo abbastanza abituati. Allora, facciamo una cosa adesso. Lasciamo qui un minimo di risorse che non ci servono. E direi che possiamo dare un'occhiata intorno dove ci troviamo ora. Diamo giusto un'occhiatina per capire un po' dove siamo, cosa c'è qua attorno e se possiamo fare qualcosa di interessante, esplorare un minimo. Ma là c'è qual... Là c'è qualcosa, ok. Mi sa che abbiamo trovato qualcosina, eh. Che cavolo di rumore era? Perché tutta la webcam zoomata poi? Altro rumore strano. Leggo la chat adesso, devo assolutamente leggere perché magari avete visto qualcosa che io non ho notato. Però direi che questo è abbastanza evidente. Un L d'acqua c'era? No, ma leak... Cioè, oddio, non credo ci sia leak. Diamo un'occhiata di qua.
E poi andiamo in quella direzione, direi che è l'ideale, perché vedo altre robe in cielo che sembrano dei cactus. Ok. Questo in teoria non è normale, giusto? Non è normale. Comunque penso che dormiremo qui prossima notte, eh? Anche perché iniziamo già ad essere un minimo lontani. Pipistrello in superficie. Rotta, mi sa. No, che cazzo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sì, sì, c'è una grotta lì sotto, eh. Sì, grotte qui sotto. Valuteremo se dormire qui oppure tornare alla base. Che cazzo. Ok, aggiungete alla lista cose strane trovate, fulmine a caso nel deserto, di giorno, senza pioggia. Mi sa che l'unica è andare nelle grotte, cercare un po' di risorse, farci un'armatura di ferro. Prima che, ecco, inizino ad arrivare tanti mostri, cose di questo tipo. Potremmo quasi quasi tornare alla zona iniziale però, così mettiamo magari in sicurezza i diamanti, se riusciamo. Perché non è detto, purtroppo. E facciamo così, quasi quasi, dai. Potremmo fare in questo modo. Attenzione perché, come avete visto, non manca moltissimo. Oh, cavolo. Vabbè, che si fa? Dobbiamo iniziare a prendere un po' di risorse, perché prima, cioè, dobbiamo prepararci per l'eventuale arrivo di quell'essere strano. Quindi, per fare questa cosa, dovremmo prenderci un po' di legno e poi avventurarci nelle grotte alla ricerca di ferro, principalmente. E poi, se scappa un po' di diamante... Scheletro? Ecco, se dovesse scapparci un po' di diamante, voglio dire... Di certo non ci lamentiamo. Dovremmo anche contare i blocchi comunque, perché non sappiamo le coordinate. Quindi dovremmo anche contare. F3 ce l'ho attivo, ma come vedete, cioè, non si vede niente. Ok, carbone ci serviva. Come facciamo? Scriviamo un po' di qua. Ed è anche il tramonto. Ok. Mi sa che no. 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 No, no. No. No, perché lancio sempre via un pezzo di... Non ho ben capito. No, perché c'è un timer in chat, no? Sta per arrivare qualcosa, dite. Dite che sta per accadere qualcosa di brutto. Ecco, la base non deve essere bella, ma deve essere molto funzionale, almeno all'inizio. Poi, se vogliamo un pochino abbellirla, ben venga, lo faremo, però... All'inizio deve essere semplicemente funzionale, quindi iniziamo già ad ampliare un pochettino.
e poi ovviamente la faremo anche un pochino più grande sotto, e sopra faremo una torre, ovviamente. Sì, ma se c'è la gravel già è un bel problema, però vabbè, dai, tapperemo tutto quanto, stack adesso da 59? No, adesso da 48. Oggi gli stack sono da 48. Abbiamo la testa, alcune cose si riescono a capire, abbiamo un po' di livelli strani. Possiamo mangiare? No? Ok. Quindi diciamo inizio abbastanza nella media, però va bene, le solite cose. Magari consumiamo prima il piccone, quello brutto. Adesso qui non so quanto ampliare, in realtà vorrei mettere una vetrata, però per vedere il mare non sarebbe una cosa sbagliata, però. E ci divertiremo, ecco, magari con qualche esperto, che tra di voi c'è sicuramente qualche esperto di vanilla. Faremo, ecco, una base per bene. Si inizia bene. Buon pomeriggio a tutti, comunque, eh. Se siete arrivati ora, ecco, è appena successo qualcosa di strano. Il che non è molto rassicurante, però, voglio dire. Va bene. Questa è un'altra cosa che vorrei fare. Sì, i pannelli, non lo so, facciamo quei blocchi. Ormai sì, facciamo ormai quei blocchi. Magari la torre la facciamo con i pannelli. Non so se sono più resistenti i blocchi, comunque, eh. Non credo siano più resistenti. Non lo so, non lo so. Quasi quasi però dormirei. Sapete qual è il problema di dormire di continuo? A parte che non stanno spawnando mostri, è che se continuiamo a dormire i giorni vanno avanti. E di conseguenza, se i giorni vanno avanti, è più probabile che ci avviciniamo al giorno brutto o ai giorni più brutti. Vorrei chiudere qui, almeno siamo un pochino più al sicuro. Già così bene, già così molto bene. Però dai, ne manca uno. Voglio dire, finiamo qui. Sì, magari la torre li facciamo con i pannelli. Con i pannelli, così anche facciamo prima, semplicemente. C'è un rumore strano, molto bene. Ok, ci sono un po' di mostri. Ho visto anche degli Enderman. Che cazzo. Oh. Oi. Dica. Che cavolo è stato? Salve anche te, il Gamers, ben arrivato. No, comunque nessuno va messo qui sotto cose strane, eh. Secondo me possiamo anche mettere dei blocchi. Voglio dire. Esco un po' da fondere, dai, avete capito? Da decomporre. Oh mio Dio. Chi è che ha rotto? Ma... Ok, giorno. Così, almeno qua possiamo fare un'altra finestrella, giusto per vedere se si avvicina a qualcosa o a qualcuno. Così mi piace. Dobbiamo togliere quei blocchi da lì, così riusciamo a vedere anche di là. Qua metteremo una scaletta, qualcosa del genere. E stiamo già andando molto bene. Che dite? Vi piace? Come sta venendo il tutto? Un altro po' di cose. Allora, adesso ci serve stone, queste cose qua. 17 diamanti, comunque mica male. Prepariamoci un altro po' di questo.
Vabbè, bruciamo il legno e direi che possiamo iniziare da parte sopra. Sì, dai, iniziamo da parte sopra, lo faremo sempre in pietra, voglio dire, non ci interessa della bellezza, però facciamola in pietra, dai. Già che ci siamo, mettiamo anche questo. Che si fa adesso? La torre, eh? Adesso si fa la torre. E non è bellissimo. Potremmo anche fare qualche piccola miglioria estetica lì sopra. Però voglio dire con calma. Di certo non abbiamo fretta, ecco. Qui adesso la faremo restringere, tipo. E la facciamo così. Così anche risparmieremo blocchi. Ok. Qua metteremo parecchio vetro per vedere l'esterno. Qui la montagna potremo anche toglierla. Boh, vabbè, lasciamo così per il momento. E continuiamo con questi che non basteranno, ovviamente, però. Intanto li mettiamo. Sì, ce ne servono degli altri. Non tanti altri, però altri se ne servono. Proviamo a sfruttare. Che non abbiamo ancora illuminato bene di sopra. Qui ok, manca la porta. Sì, ma qui sopra si è spawnato qualcosa. Non è spawnato niente per ora. Il problema è che non so come fare qui. Ci sono alternative migliori. Ok, l'ultima volta quando era successo sta cosa c'era venuto l'effetto stranissimo e. Ah, vi ricordate il suono jumpscare? Quindi facciamo attenzione. Siamo in live da. È un'oretta ora, perfetto. Ne abbiamo fatti i progressi. Dai, piazza un blocco là. Non lì, vabbè. Poteva andare peggio. Allora, chiudiamo, ovviamente. Togliamo tutta la sporcizia. E direi che comunque come punto di osservazione, cioè ci siamo, eh. Che dite, ci siamo. Sì, sfruttiamo il blocco, dai. L'abbiamo ottenuto gratuitamente, voglio dire. Sfruttiamo il blocco gratuito, allora. Voglio dire, è gratis. Sfruttiamolo. Andiamo, eccoci qua. Allora. Andiamo così. Direi che. Possiamo anche quasi quasi fare così. Vediamo. Sì, dai, guarda che bello. Eh? È bellissima la torre. Ed è anche l'alba, perfetto, dai. È una botola quasi quasi. Che dite, una botola ci starebbe? La mettiamo una botola? Non lo so, eh. Perché piovono torce? Ma che c***o? Spegniamo un po' di aria perché mi sto congelando. Ma perché piovono torce? Ucciso dalla magia! Ok, quando piovono torce bisogna scappare, in poche parole. Poi sento anche un ragno, ma che cazzo? Come dalla magia? Oh!
Oh! No! Che cazzo? Oh! Oi! Oi! Si è buggato dalla finestra. Si è buggata la finestra, devo chiudere. Non si vede niente, lo so che non si vede niente. Vi faccio una foto a quello che vedo io. Questo è quello che sto vedendo io. Qualcuno diceva che non avremmo fatto un avvistamento, insomma. Riapriamo, vediamo se esiste ancora. Sì, portate pazienza, devo fare sta cosa perché è tutto glitchato, fatto male. Ok, allora, quando piovono torce... Quando ci sono troppe cose strane, significa andare via. Oh mio Dio, ma poi di giorno? Siamo a casa? Sì, guardate là cosa c'è. Ok. Ok, molto bene, molto bene. Da quanto siamo in live? Siamo in live da 2 orette, abbondanti. Iniziamo a fare... cos'è sto lag? Che ca... Cos'è successo? Cos'è successo? Guarda qua intanto. Dai. Allora, facciamo così, attendiamo la notte. È già notte. Vediamo se cade qualcosa durante questa notte. Dopodiché valuteremo che fare, eh. Però, ok. Volevo mettere questi. Perché non mi fa mettere? Che cavolo sono questi? Che cavolo? No, non avevamo dormito, maledizione, nel posto giusto. Non avevamo dormito nel posto giusto. Cavolo, non abbiamo dormito. Che cavolo è successo? No, cavolo, dobbiamo dormire. Oh mio Dio, che cavolo era? No, allora, le cose in teoria non le dovremmo perdere se arriviamo là in tempo.